Allora, siamo qua all'Alfa Sport Center, come lo Juventus Stadium, cioè l'Alfa Sport Stadium. Dopo la partita AR Barriera Alfa Sport, anzi meglio Alfa Sport AR Barriera, siamo qua con la squadra che nessuno si vuole fare intervistare. Il primo a essere intervistato sarà il capitano di ieri, cioè Simone Pisasale. Simone, raccontaci com'è andata un pochino la partita. Intanto quando è finita? 12 a 12. Allora avete fatto, c'è una nota positiva che avete fatto 12 gol, una nota negativa che avete preso 12 gol. Sì. Giusto, quindi cosa dobbiamo migliorare? Niente. La tattica. La tattica, quindi è colpa del mister. Vuoi far esonerare il mister? No. Il portiere? Il portiere dobbiamo migliorare che cosa, il portiere? Il rinvio. Il rinvio del portiere? Le uscite. Là c'è Alessandro. Alessandro si è nascosto, addirittura ha preso un gol su un fallo laterale con le mani. È stato incredibile. Vieni qua Alessandro, raccontaci questo gol, che è successo? Come mai questa papera? Che possono capitare le papere, giusto? Vieni qua Ale, che è successo in quel fallo laterale? Come mai hai preso un gol su un fallo laterale con le mani? Che è successo? Ti sei distratto? Cosa è successo? Mi ero distratto un po' nel tirare, mi sono spostato un po'. Però si può migliorare allora, Ale, vero? Ho visto delle buone uscite, abbiamo fatto qualche buona parata, vero? Allora parliamo adesso con uno dei giocatori più rappresentativi e soprattutto lo sgridiamo perché ha una partita, un derby così importante, è riuscito ad arrivare mezz'ora in ritardo. Simone, che come mai mezz'ora in ritardo? Lasciamo stare, sembrava che era alle 4:30, se non chiamavo Alfredo ero... Cioè, vergognoso, non sapere nemmeno a che ora si gioca, no? Lasciamo stare. Parliamo adesso con la nostra punto di riferimento, cioè George Weah, ah no, Raul. Raul, ciao Raul, come stai? Bene. Tutto bene? Quanti gol hai fatto ieri? 3. 3, ti sei trovato meglio a centrocampo o in attacco? Attacco. In attacco? Perché ti piace di più o perché ti sei trovato meglio? No, avevo più difficoltà a passare ai laterali. Ah sì? Quindi non riuscivi a allargare il gioco come vuole il mister, vero? Lo licenziamo sto mister, è meglio, ascolta. Andrea Torrisi, ho visto che praticamente ti passavano ovunque gli avversari. Come mai questa pesantezza nel gioco? Vieni più vicino che non ti sento se no. Perché non so giocare in difesa. Non sai giocare in difesa. E dove sai giocare? In porta? Così. In porta. Ma io ad esempio mi ricordo che l'anno scorso hai fatto grandi prestazioni in difesa. Come mai quest'anno non ti stai trovando? Non lo so. Adesso rivolgiamoci invece a uno dei difensori. Rivolgiamoci a un difensore. Ciao Alfredo, come stai? Tutto bene, a casa tutto bene? Hai mangiato? Tutto bene? Ieri abbiamo visto una tua buona prestazione, un po' forse affaticato, è vero o no? Sì, e devo dimagrire. Devo dimagrire, questo è un obiettivo che ci poniamo in due. Sta dimagrendo, piano piano. Hai avuto come compagno di reparto Pierpaolo, come ti sei trovato con Pierpaolo? Bene, anche perché ci eravamo allenati durante la settimana. Ah, ok, quindi Pierpaolo ti ha aiutato nel tuo ruolo? Sì. Riuscite a passarvi il pallone? Ci vediamo a vicenda. Pierpaolo, come ti sei trovato con Alfredo? Bene. Tutto a posto? Il problema è stato quando è entrato Andrea Torrisi, vero? Ah, meno male, ti è andata bene allora. Chi c'è che non è stato intervistato? L'abbiamo perso, qua non c'erano. Lì dietro non c'è nessuno. Antonio, vieni qua, Antonio. Vieni. Antonio Spampinato, intervistato. Ieri una prestazione un po' deludente, il mister si è arrabbiato, tu pure ti sei un po' arrabbiato. Che è successo? Mi dicono che devi correre di più, è vero? Sì o no? Sì o no? Parla, non ti vergognare, stai parlando con me. Sì. E come mai non hai corso abbastanza? E che c'entra? Il difensore non corre? Dobbiamo stare sull'uomo, recuperare il pallone, giusto? Ci impegneremo di più oggi, vero? Ok, vi ringrazio, la squadra Alfa Sport, categoria esordienti, i più scarsi al mondo. Grazie, arrivederci, ciao. Bravi.